Flussi turistici negli alberghi in aumento già nei ponti di primavera, stagione croceristica che prospetta un ulteriore incremento delle toccate. Su ambo i fronti la richiesta, più parcheggi per pullman e auto private. Il comune di Trieste è al lavoro per varare una soluzione tampone in grado di dare una risposta all'impasse. Dopo la bretella retrostante Mirella con il nuovo mini park alle spalle dell'ex dogana, ecco che pure gli spazi esterni degli ex magazzini Green Sesam, passati ora a Palazzo Cheba, potrebbero diventare nel giro di brevissimo un parcheggio aggiuntivo a quello del Molo Quarto. Sì, sicuramente insomma, è un tema molto importante e siamo estremamente felici dell'aumento dei flussi turistici e navi da crociera, ma non possiamo non stare sensibili anche delle esigenze, delle richieste che sia le navi stesse ma anche la cittadinanza hanno bisogno di parcheggio. Per questo i miei uffici, così come quelli dell'assessore Lodi, concerto sono al lavoro per ricavare degli ulteriori e nuovi spazi, almeno per quest'anno, in attesa che partano i lavori in Porto Vecchio, vicino al Molo Quarto, tra i magazzini ex Green Sesam. Questo darebbe la possibilità di un polmone ulteriore entro la fine del mese di maggio, di altri 100-150 posti a disposizione sia della cittadinanza ma sia anche poi delle navi da crociera. Si tratta ovviamente di una soluzione temporanea in grado di supportare il comparto turistico per la stagione estiva ed autunnale, in vista poi dei lavori che vedranno sorgere in loco il futuro bosco urbano, il viale che ospiterà il passaggio della cabinovia e il previsto parcheggio multipiano. Chiaramente questa è una risposta immediata, ma abbiamo anche sotto mano e sotto gli occhi, e stiamo lavorando anche alle soluzioni definitive. Non a caso poi nel progetto globale definitivo del Porto Vecchio sono previsti anche la realizzazione di almeno due parcheggi in struttura per quasi un migliaio di posti.